La Recanatese soffre la fisicità dell'Isernia, tutta palla lunga e pedalare, ma strappa un pareggio insperato a 2 minuti dalla fine, confermando pregi e difetti. È quella giallorossa una squadra che lotta, di categoria, che comunque dà tutto in campo in ogni circostanza ed i tifosi lo apprezzano, ma che pure in casa stenta per un potenziale offensivo precario e Domiccioli inevitabilmente lo conferma. Pareggio di carattere e grinta? Sì, un pareggio a mio avviso giusto, abbiamo certamente faticato contro una buona squadra che metteva la fisicità prima di tutto, spediva ste palle lunghe che ci creavano qualche difficoltà, però siamo stati bravi. Poi abbiamo subito sto gol e poi ci siamo ripresi, siamo stati bravi con carattere, andare a riprendere un risultato importante perché era importante non perdere oggi. Senti, in casa 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, in trasferta un cammino addirittura migliore. Un caso oppure? Non è un caso perché fuori casa magari la partita non la dobbiamo fare noi, in casa invece la dobbiamo fare noi. E in questo momento, non avendo Chicco, anche se ha giocato l'ultima mezz'ora, non riusciamo a tenere palla e non siamo molto importanti davanti, perciò facciamo fatica a tenerla e abbiamo queste difficoltà. Magari facciamo calcio, scorrimento palla ai difensori fino a metà campo, arriviamo fino a 3/4 e poi facciamo fatica a concludere. Questi sono i nostri problemi di oggi. Adesso speriamo che con Chicco più avanti, quando migliorerà la condizione e sarà al top, magari qualcosina di meglio, magari anche in casa potremo anche fare. Le note di cronaca: si fa notare subito Moretti sulla sinistra, l'assist è per Marchetti, conclusione fuori misura. I due si trovano a meraviglia, il capitano giallorosso entra in area ma viene stoppato dall'uscita di Marconato. Risposta molisana, Berardi vince il contrasto con Brugiapaglia sul primo palo, fa buona guardia Ripa. Per l'esterno ospite però la partita dura ancora solo 5 minuti, lasciando il posto a Parisi. Il temutissimo ex Samba Covelli si fa vedere al 20°, prova a trovare il palo lontano e non lo trova davvero di un soffio. Match equilibrato, Recanatese più veloce, Isernia più muscolare. È praticamente un annullarsi a vicenda, almeno sino al 37°, quando Parisi innesta Covelli, ma Ripa è tempestivo nell'uscita. Poi, tra un pasticcio e l'altro, la difesa giallorossa sbroglia. Ripresa all'inizio, ospiti più propositivi. 8° e ancora Ripa a risolvere una mischia nella propria area dopo un cross deviato di Panico. La Recanatese si fa viva al 15° con un bel tiro al volo di Gigli, senza problemi, blocca Marconato, ancora Gigli, poi approfitta al 18° di un'incertezza difensiva ospite, ma la mira, seppur di poco, è errata. Si rivede dopo diverso tempo Chicco, reduce da 1.5 mesi di stop, prendendo il posto di Gigli. Dubbia punizione concessa dall'arbitro in favore dell'Isernia sulla 3/4 per fallo su Covelli. Batte lo stesso Covelli in modo insidioso. Ripa si rifugia bene in calcio d'angolo dalla bandierina. Rubina anticipa tutti sul primo palo Pollidori, entrato da poco al posto di Panico, e stavolta per il portiere leopardiano non c'è stato nulla da fare. Dentro Lattini, la Recanatese prova il tutto per tutto e pareggia al 43°. Pallone sulla sinistra di Committante. Moretti in area lo difende bene, cerca e trova il palo vicino. Marconato non ci arriva e per il capitano il gol è una gioia da condividere con la curva. 1 minuto dopo, Marchetti, già ammonito, atterra Alessandri. Concede la punizione e finisce sotto la doccia. Covelli poi spedisce di un soffio al lato. Tra soddisfazioni e rimpianti finisce così. Anche se Logarzo, arrivato in settimana, mastica un po' amaro. Mister, forse è un pareggio duro da digerire per come è maturato, ma lo ritiene legittimo? Che dire, dispiace pareggiare una partita in questo modo, al 44°, su una punizione. Non è che ci sono state grandissime occasioni, però diciamo che se vincevamo non rubavamo niente, onestamente. Dispiace soprattutto perché il loro pareggio è arrivato al 44° del secondo tempo. È arrivato in settimana, ha fatto diversi cambiamenti a questi Isernia. Sì, un po' per qualche infortunio, un po' per... sono arrivato giovedì, onestamente non ho avuto il tempo, però voglio ringraziare la squadra perché veramente si è messa a disposizione in questi 2 o 3 giorni. Obiettivo, campionato tranquillo o qualcosa in più? Sì, a me i programmi iniziali, quello che mi hanno chiesto una salvezza tranquilla, quindi i nostri programmi rimangono questi, insomma. Adesso abbiamo una settimana intera per poter lavorare e per poter conoscere meglio tutta la squadra.